Buongiorno a tutti. I miei vlog iniziano sempre così, in macchina, di notte. Ore 4:30. Secondo me anche l'anno scorso quando siamo partiti a quest'ora qua infelice, vero? Ci stiamo dirigendo verso l'aeroporto perché andremo zan a Santiago de Compostela, ragazzi, a trovare il mio bel fratellino che è lì in una sorta di Erasmus. Seguiteci in questo vlog. Ciao! Eccoci arrivati con quest'alba e il nostro aereo, tutti con la faccia addormentata. Abbiamo dormito tutto il tempo. Che bellini! Siamo riusciti a prendere la macchina a noleggio dopo svariate peripezie e il mio spagnolo è un po' arrugginito, spero di poter parlare un po' di spagnolo in questi 2 giorni che stiamo qua. Adesso andiamo a prendere il mio fratellino, andiamo a salutarlo che non lo vediamo da 2 mesi perché appunto è qua a Santiago de Compostela in Spagna per fare un Erasmus di lavoro e niente, sono molto contenta, sono molto felice. La giornata non è delle migliori per il momento, ma dovrebbe uscire il sole, spero. Tra l'altro, bellissimo paesaggio qua a Santiago, non pensavo. Pieno di alberi, foreste, cioè super verde come paesaggio. Super, super figo. Grande! Ciao, Sam! Molto bene, abbiamo appena fatto il check-in nel Airbnb, adesso vi faccio fare un po' di tour, è molto carino comunque. Allora, questa è l'entrata con uno studio, che vabbè, inutile. Entri, la cucina viola, pazza, mi piace molto. Tavola da pranzo, questa bellissima carta da parati che mi piace tantissimo. La sala con il divanoletto dove dormirò io, molto luminoso con queste finestre d'oro. La camera matrimoniale e un bel bagno. Hello! Stiamo iniziando un bel giretto qua in centro. Cosa andiamo a fare? Cioè, dobbiamo ancora arrivare in centro. Vabbè, sì. Abbiamo il nostro cicerone Samu che ci porta in giro. Siamo entrati nel centro. Carine queste viuzze, un po' Bergamo. Una bella piazzetta di Santiago, carina, sì, già in mood natalizio, quindi sono contenta. Qua si inizia a sentire un po' odore di pesce, di pescado, huele mal a pescado. Penso che siamo vicini al mercato, che bello. Una bella chiesa, non ce la facciamo mai mancare. Eccolo il mercato, bello, coperto, ci sta, carino, che di solito sono sempre... Davvero carinissimo questo mercato con la piazzetta interna. Qua è dove eravamo prima e c'è un altro corridoio anche da questa parte. Veramente carinissimo. Mi? Enorme. Huge. Sono triste perché ho visto i gamberi che si muovevano. Ogni tanto quando vedo queste cose mi viene voglia di diventare vegana, cioè non mangiare gli animali proprio, però sono troppo buoni. Un po' stile bolognese, qua ci sono un po' di portici che ci ricordano casa. Quando ti manca Bologna, Samu, vieni qua a farti un giro sotto i portici. Signore,
Cosa hai detto? Ci sono dei giorni? Più pellegrini con i piedi all'aria. Qua, nella piazza? Yeah. Peccato che non abbiamo beccato il giorno dei pellegrini. No. Ma non sono coi piedi all'aria. Sono più moderato. Cambio location, ragazzi, guardate dove siamo. Mare, mare, profumo di mare. Turuttu. Al faro di Finisterre, che è proprio strapiombo sul mare. Mamma mia, che bello! Il viandante sul mare di nebbia. Panorama, direi, nunca mal. Qua c'è tutto l'oceano, molto bello. Sì, sì. Adesso vorrei proprio un bel caffè, cosa diciamo? Vogliamo un bel caffè. Un bel caffè. Il caffè. Qui è dove si uniscono i mari ed è il punto zero del cammino di Santiago, cioè dove si arriva, in poche parole. Guarda qua che bel panorama, quando arrivi tutto faticato dal viaggio del cammino, raccogli la conchiglia e poi la porti a qualcuno, un amico, un parente, per fargli fare il cammino di Santiago. È una cosa molto carina, bello. Ecco qua, questo è lo scarpone del viaggiatore di Santiago, che è tipo un monumento sulla roccia, e poi lì giù c'è la croce con tutte le conchiglie, sassi e quant'altro che portano quelli che appunto arrivano alla fine del cammino di Santiago. Qui c'è un bel faro e la scappata al mare, non te la fai? Un po' facciamo un bagno con 15 gradi, mica male, però bello con tutta la foresta qua, la spiaggia, proprio carina, proprio proprio bella. Oggi ragazzi, giornata, spiagge, mare, guardate che bello. Dan dan dan. Mare, con tutta la passerella qua. Ci porta nella spiaggiona dove guardiamo il tramonto. Che bello! Bonsoir! Cambio di location. Abbiamo fatto il giro appunto per la costa e siamo arrivati in questo paesino che si chiama Noia e adesso stiamo un po' girando per il centro, carino, sempre stile Ramblas, con questi tipo queste piccionaie, e niente, adesso dopo troveremo un bel ristorantino in cui mangiare un po' di pesce, un poco de mariscos soprattutto. Io un po' delusa perché mi aspettavo tutte queste lucine accese nella piazza, che comunque è molto carina, devo dire la verità, con le viuzze, parti lavori in corso, una bella piazza con una bella chiesa, molto vecchia, ma guardate che bel rosone, molto bello. Buon provecho, eh? Bel pesce, in realtà non ho filmato quelli di prima, che c'erano i granchi e i persebes. E il pulpo. E il pulpo, è vero. Gnam. Adesso ho fatto il granchio. Buongiorno al giorno 2 di questo vlog. In mezzo al traffico del sabato mattina ci siamo svegliati relativamente tardi, però come vedete oggi sono in condizioni migliori di ieri, un po' truccata. Oggi andiamo alla Corugna, che cos'è? È la città. Una città sul mare. Sul mare, andiamo a visitare quella. Forse. E poi vediamo, teoricamente dovrebbe essere molto bella. Eccoci qua, lacrimanti, siamo arrivati a La Corugna, c'è un vento che porta via, però carina dai per il momento, una città di porto, però non una città di porto brutta, tipo Genova. Eccoci qua nella piazza principale, bello, sai quale mi ricorda? Quella di Pamplona un po'. Ti ricordi? Qua vedo anche dei mercatini di Natale che probabilmente apriranno alle 10 di sera. Qua hanno orari molto, molto spagnoli, giustamente.
però molto carina. Poi oggi è anche una bella giornata, sono contenta. Belli questi lampioni un po' ottocenteschi, io apprezzo sempre molto. Poi, momento cultura, questa è la statua di Maria Pinta, Maria Pita, che ha liberato la città dagli inglesi, anche in questo vlog momento cultura. Oh, super carina questa cittadina e soprattutto animata rispetto alle altre che abbiamo visto ieri. Abbiamo fatto due passi e siamo arrivati, zan zan zan, alla mer. Bella questa città, super carina, con tutto il mare, però c'è anche tutta la città dietro. Secondo me merita, qua d'estate, secondo me spacca, un po' tipo Barcellona o Valencia. Bello, molto bello. Eccoci qua, abbiamo fatto un buon pranzo con una zuppa di pesce. Adesso stiamo facendo un giretto lungo questa via che costeggia il mare e adesso arriviamo al faro. Facciamo una bella passeggiata, si sta una crema sempre con questo ventazzo. Questa città mi è piaciuta molto, devo dire la verità, molto bella, con il mare, il porto, tutti dei localini carini, le viuzze del centro, molto carino. Poi è bello qua perché ognuno si può colorare la propria casa come gli pare, cioè l'esterno della casa, quindi ci sono un sacco di colori diversi. L'unica cosa di questa città è che è piena di palazzoni, cioè proprio tipo il blocco, un po' dappertutto. Siamo dal faro, bello bello, che tra l'altro è ancora in funzione, nonostante sia stato creato tipo dai romani, se non sbaglio. Guardate che bel paesaggio che c'è. Tutto il golfo, molto carino. E qua ragazzi, la rosa dei venti. Proprio a strapiombo sul mare, bello bello bello. Siamo tornati a Santiago, vi faccio rivedere la piazzetta che vi ho fatto vedere il primo giorno. Adesso stiamo andando a cena a mangiare dei pinchos, che sono tipo delle fette di pane con sopra delle cose locali, così un po' per spizzicare qualcosa a cena. E niente, faremo un giro per la città che già vi ho fatto vedere. E tra l'altro mi si sta anche spegnendo il telefono, quindi io vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina, che saluteremo il buon Samo. Buongiorno a tutti dalla casina. Oggi c'è un tempo terribile, diluvia proprio, quindi ce la siamo prese con calma stamattina, sono state un po' in casa. Adesso usciamo, che dobbiamo lasciare la casa entro mezzogiorno, poi andiamo penso al centro commerciale a fare un brunch e poi dovremo andare via, andare verso l'aeroporto, che poi abbiamo il volo. Sono stata molto contenta di questo viaje, abbiamo visto un sacco di cose belle. Alla fine la Spagna è una con questa faccia uovo dentro a questo balaclava improvvisato. Comunque la Spagna è un posto che ha sempre dei bellissimi posti da visitare, quindi sono sempre contenta quando vengo qua. E niente, siamo riusciti a vedere anche un sacco di cose in questi pochi giorni, abbiamo beccato bel tempo, meglio di così. Ci siamo ricongiunti, la famiglia si è ricongiunta. Hello! Siamo in aeroporto, qua tutti al telefono. Poi dicono che i giovani stanno sempre al telefono. Sto comprando una cosa per te, vorrei dire. Vabbè, comunque, siamo in partenza, abbiamo salutato Samu davanti a casa, è stato tutto un po' triste, che volevamo portarcela a casa con noi.
ma tanto torna Natale, quindi dai, manca poco. Ne approfittavo per questi momenti di noia aspettando che aprano il gate per chiudere il video, salutarvi. Spero che vi sia piaciuta questa vacanza insieme alla famiglia Minelli, questo vlog di Santiago de Compostela. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi, ma questo già lo sapete. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione e ciao! Mamma manda un ciao! Ciao!